Ciao ragazzi, ma a voi non vi dà fastidio che ogni volta che dovete accendere il computer fisso, magari avete una ciabatta che dovete andare ad accendere per accendere tutti e due, oppure solo il monitor, oppure ogni volta che spegnete il computer c'è il monitor che lampeggia? No ragazzi, basta con questa cosa, creiamo un sistema che spegne il monitor quando spegne il computer e accende il monitor quando accende il computer. Vi faccio vedere come funziona, quindi vi porto con me. Qua c'è un pulsante rosso che dà l'impulso, diciamo, all'i220 che accende il computer, perché io il computer ho settato dal BIOS che si accende appena gli do corrente, quindi do un impulso e si sente il primo relay che mi accende il computer e poi, come vedete, si accende anche la corrente del monitor. Quando vado a spegnere il computer, arresto il sistema, si sentirà un relay che mi fa spegnere sia il monitor sia, tra l'altro, il computer perché ho collegato tutti e due. Ma ora passiamo alla teoria. Sì ragazzi, ma mi sono dimenticato di dirvi perché questa cosa è importante. O forse non l'ho contestualizzata bene. Comunque, se voi avete un computer fisso, ovviamente io credo che voi abbiate una presa che alimenta il monitor e una presa che alimenta il computer. Probabilmente queste due prese sono attaccate alla stessa ciabatta e poi questa ciabatta è attaccata nel muro, oppure avete due prese nel muro. Se però dormite come me nella stessa stanza in cui c'è il monitor, saprete già che anche se il computer è spento, vedrete tutta la notte questo pallino blu che va ting. Ting, ting, che si trova proprio qui sul monitor e vorrete alzarvi nel pieno della notte ad andare a fare così, a spegnere il monitor per disattivare quel pallino. Invece quello che stiamo facendo noi è gestire questa operazione qua di accensione e di spegnimento, che però non facciamo dal pulsantino, ma facciamo direttamente sulla presa, tramite la porta USB del computer, che quando si accende il computer alimenta le porte USB, la porta USB alimenta il relay chiude il contatto del monitor e stiamo a posto. Mi ero dimenticato di dirvi questa piccola cosa, continuiamo con il video. Quindi andiamo subito. No, non c'ho whiteboard. No, non c'ho whiteboard. Non ci posso credere. Vabbè, raga, appena scoperto che non c'ho whiteboard, mo lo installo a sto punto. Ok, quello che andiamo a fare è semplicemente comandare un relay con la USB. Niente di troppo complicato. Quindi immaginiamo che questo è un computer. Noi non dobbiamo fare altro che prendere un cavetto USB e trovare al suo interno il cavo rosso e il cavo nero. Ora non dovrete fare altro che andare a comprare un relay che consumi poco, a 5 volt, e che supporti la tensione di 220 volt e almeno diciamo 3 A. Optando per un relay che ha solamente il normalmente aperto, sarà qualcosa di questo tipo e voi non dovrete fare altro che alimentare il relay con la USB del computer. Quindi il nero con nero, il rosso con rosso, quindi collegate la USB al relay e quando accendete il computer il relay si ecciterà. Una volta che si eccita il relay, voi, supponendo che voi avete un monitor, giustamente, questo avrà uno spinotto della corrente a cui adesso sono collegate fase, almeno la fase, e poi è collegato ovviamente il neutro, che poi giustamente quello che dobbiamo fare è semplicemente spellare un po' il filo, quindi interrompere uno dei due fili e fare questa cosa qua, portarlo nel contatto del relay e l'altro che ritorni. In questo modo che cosa succede? Che considerando che la USB, che questa USB è sempre collegata al computer, quando noi premeremo il pulsante di accensione del computer, succederà che il computer darà alimentazione alle sue porte USB. La sua porta USB ecciterà il relay. Il relay chiuderà il contatto, che quindi accenderà il monitor. E il monitor si accende. Poi quando noi andiamo a fare arresto il sistema, quando noi andiamo a fare tac, tac e arresto il sistema, che cosa succede? Il computer stacca la corrente dalla USB, disaccende il relay e quindi il monitor si spegne. Spero che sia stato utile. Ci vediamo in un prossimo video.